E questa cosa qui però non era stata assolutamente ufficializzata. Come veniamo noi a scoprire questa cosa qua? Veniamo a scoprire questa, quindi, tra virgolette, quella che noi chiamiamo intelligence precaria, no? Una mail di un assistente sociale casualmente finisce con un destinatario sbagliato a uno dei nostri colleghi, che vede, come dire, attraverso questa mail una prova provata di quello che finora erano state solamente delle voci. Allora si comincia, Stefania prima citava la famosa tecnica della macchinetta del caffè, con il passaparola, con recuperare quanti più indirizzi mail, numeri di telefono possibili. E succede qualcosa che non era mai stato fatto, cioè c'è un'assemblea di 150 persone assolutamente autoconvocata che come dire, si trova per discutere, no, di questi tagli assolutamente nascosti e che nessuno ovviamente si aspettava. I lavoratori e le lavoratrici in primis, ma anche le famiglie, perché, come dire, gli anelli deboli della catena, ricordiamoci sempre, noi siamo abituati a dire queste cose qui, sono sempre due, sono le famiglie, le persone con cui lavoriamo, ma siamo anche noi, lavoratori e lavoratrici. Una cosa che è uno dei primi punti della piattaforma nazionale è che noi non siamo né volontari né missionari, né volontari né missionari, siamo lavoratrici e lavoratori. Su questo noi ci teniamo tantissimo a ribadirlo, sia a livello, come dire, locale che anche nazionale. Quindi c'è questa assemblea in cui si decide di fare un'altra cosa che non si era mai fatta nella storia a Milano, cioè, adesso sorriderete per la banalità, però un presidio sotto l'assessorato delle politiche sociali, che a Milano è governato da uno dei pezzi forti del PD, che si chiama Maiorino, uno, come dire, dei big del partito locale, ex PDS, DS, adesso PD, insomma, sta facendo pian piano carriera. Facciamo un presidio lì sotto e lo convochiamo per giovedì 27 giugno, mi sembra qualcosa del genere. Fatto sta che mercoledì, cioè il giorno prima del presidio, magicamente, con la bacchetta magica, questi tagli sembra rientrare. Siano stati ritirati, insomma, il giorno prima. Quindi i vari rappresentanti del cooperativo cominciano a farci delle telefonate, un po' a, come dire, agli animatori di questa neonata rete, dicendo: ragazzi, guardate che i tagli sono rientrati, tutto a posto, nel senso non vi preoccupate, quindi cosa fate? Fate lo stesso il presidio. Noi ovviamente vi rispondiamo: certo che lo facciamo, assolutamente, perché non è che ci prendete in giro così. Noi questa cosa qui la portiamo avanti perché abbiamo cominciato a trovarci e vogliamo assolutamente che sia nero su bianco questo ritiro dei tagli. E quindi giovedì mattina confermiamo il presidio, un presidio molto riuscito sotto l'assessorato che ovviamente suscita la reazione dell'assessore che viene immediatamente giù e chiede: ma voi chi siete? Siete un sindacato, un partito? No, siamo semplicemente dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno scoperto questa cosa qui assolutamente in maniera informale e quindi, come dire, siamo entrati assolutamente subito in mobilitazione e questa cosa qui non passerà. Lui ci garantisce che questo taglio non sarebbe stato sarebbe rientrato, ci convoca, quindi facciamo un incontro urgente la settimana dopo, in cui lui fa assolutamente marcia indietro anche rispetto alle sue posizioni della settimana precedente e questo taglio effettivamente rientra. Magicamente, quindi solamente con la nostra mobilitazione, col fatto che noi abbiamo portato, come dire, sul palcoscenico, cioè quello che la giunta stava facendo, che altrimenti sarebbe passato assolutamente sotto silenzio, quindi questi centri diurni sarebbero stati chiusi dal 30 di giugno al 1 di luglio, boom, chiusi, tutto a posto. E invece, come dire, questa nostra mobilitazione ha impedito questa chiusura e, come dire, ha messo anche in difficoltà la controparte. Da qui è nata un po' l'esigenza di andare avanti rispetto a questi nostri incontri che abbiamo visto che, come dire, funzionava la cosa, funzionava soprattutto se continuavamo a fare rete, continuavamo a ampliare, come dire, i nostri contatti e soprattutto ci ponevamo anche come obiettivo di fare una riflessione un po' più ampia, quindi che andasse oltre la questione dei tagli ai centri diurni, ma si ponesse degli obiettivi un po' più ampi, quindi una riflessione rispetto alle trasformazioni del welfare nazionali e locali. Una riflessione in termini del lavoro nelle scuole, una riflessione sul piano dei contratti. Come diceva Stefani, noi stiamo facendo questo grosso lavoro rispetto all'analisi dei 21 tipi di contratti che attualmente regolano lo sfaccettato mondo del sociale, proprio per tentare di arrivare a una possibile proposta di contratto unico, come è citato nella piattaforma.